Allora, siamo qui al raduno di Auto e Moto d'Epoca, di fascino d'altri tempi, però vediamo che all'interno del castello vi è anche un museo di arti contadine, antichi mestieri. Abbiamo qui oggi il signor Giacomo Marchionna. Giacomo Marchionna. Giacomo, sei di Capurso? Sì, di Capurso. Benissimo, sì, sì. La tua collezione è a Capurso? Certo, sì. Allora, ci dai un po' di informazioni? Qui siamo nell'angolo? Nell'angolo tessile. Dell'angolo tessile. Qui si lavorava la lana. Sì. In pratica in questo contenitore ci si metteva la lana, poi cominciava a srotolarsi di qua, e in modo che poi nelle carrucole si faceva il filetto della lana. Ho capito. E poi si cominciava a... Ma da come vedo che spieghi questa cosa, c'è una passione. C'è una passione. Le nonne. E voi questo lo riportate, questo discorso, sui bambini, sui ragazzi? Sì, sì, sui ragazzi di scuola. Per fargli capire la cultura, sì, sì, sì. L'importanza, come venivano trattate le lane, da dove nasceva il gomitolo. Passeggiamo, vediamo cos'altro abbiamo qui. Ecco qui, idem, la stessissima cosa, diciamo, ogni arcolaio è in modo, in maniera diversa. Di qua la lana che cominciava a srotolare in questa carrucola. Questo era tutto fatto a mano, sì, ovviamente, e non questo, c'era... diciamo, veniva rotolato dal primo componente e poi l'altro che di qua la lana con queste carrucole la cominciava a rotolare. Ho capito. Poi qui cos'altro abbiamo? Qui che, diciamo, mentre la lana si arrotolava in questo arcolaio, questo girava e mentre girava, diciamo, si faceva il filo, benissimo. Qui abbiamo idem che si muoveva un pedale. Qui è già più complicato, visto che ci sono già più attività. Muoveva, sì. Esatto, e poi sì, con questi assi si arrotolava anche qui il discorso della... Ho capito. Poi abbiamo praticamente diverse soluzioni, sì, per arrivare poi da questo lato qui, dove vediamo delle macchine da cucire. Da scrivere, queste le olivetti di una misura più grande, una misura più piccola, c'è una misura che viene tecnicamente riportata. Una domanda, ma questi voi ce li avete esposti? Avete un museo, sì, a Capurso? Sì, museo a Capurso, a Via Mizzi 29, abbiamo avuto delle stanze come dato d'uso dal dottor Manfredi e quindi esponiamo lì tutto il nostro materiale di raccolta. Benissimo, se uno vi vuole venire a trovare, mi puoi ripetere gli orari e la via precisa? Allora, Via Mizzi 29, gli orari sono la domenica dalle 10 alle 12:30. Capurso, c'è un numero di telefono a cui si può chiamare? O... È un numero di telefonino riportato. Ah, ho capito, allora poi lo vediamo sulla pagina di Facebook, sì, ok? Sì, certo. Grazie mille, grazie, siete gentilissimi. Grazie.